A questo punto l'ultimo intervento do subito la parola al dottor Roberto Forte, che è il direttore di FLER. Io ho voluto in maniera particolare la sua presenza proprio perché sono convinta che il ruolo della società civile sia un ruolo fondamentale. E FLER in questo ha dato un esempio fortissimo, perché FLER è un ONG internazionale che si occupa di contrasto al crimine organizzato e insomma la Fnoda Maestrin per quanto riguarda l'utilizzo dei beni confiscati. Grazie a tutti, buongiorno, so che è tardi, è stata una mattinata molto intensa. E non abbiamo ancora visto il pomeriggio. È stata una mattinata molto intensa, è stata anche una mattinata che forse ci ha anche lasciato un po' di buio dentro, nel senso che abbiamo visto, analizzato un problema che sta diventando effettivamente assolutamente molto complesso, multistratificato, come giustamente spiegava il procuratore Scarpinato prima. E vorrei provare a lasciarvi brevemente, prima di andare a mangiare, anche con qualche piccola luce di speranza in fondo al tunnel, perché insomma è vero che la situazione è grave, è vero che bisogna lavorare e soprattutto è vero che di fronte a noi abbiamo una grossa sfida e battaglia nei prossimi anni, ma è anche vero che ci sono delle possibilità concrete che noi possiamo prendere proprio in questo momento in Europa, in Italia e in ogni paese, si spera. FLER, brevissimamente, è un network di associazioni internazionale che è nato nel 2008, è nato dalla spinta di due organizzazioni italiane, Libera, che molti di voi conosceranno, e Terra del Fuoco, che è un'associazione di Torino. È una realtà che vede 44 associazioni che provengono da 30 paesi diversi, che hanno deciso a un certo punto di mettersi insieme per provare a dare una risposta che venga dalla società civile, che venga dai singoli cittadini di tutti i paesi europei e del Consiglio d'Europa, geograficamente parlando, al problema dell'internazionalizzazione delle criminalità organizzate. Dal punto di vista di noi italiani ci siamo resi conto, e ormai ce lo siamo resi conto da parecchio tempo, che le mafie non sono più un fenomeno locale, e questo l'abbiamo ampiamente compreso, e che per contrastarle non c'è solo bisogno di un'internazionalizzazione dei sistemi giuridici e repressivi per contrastarle, ma probabilmente c'è anche bisogno di un'internazionalizzazione dei percorsi civici e sociali per contrastare la criminalità organizzata. Concretamente che cosa vuol dire? Beh, innanzitutto vuol dire portare dentro le società civili dei paesi, di tutti i paesi, la consapevolezza che la criminalità organizzata è un problema che affligge tutti i cittadini di tutti i paesi europei, in questo consesso e non. Perché purtroppo l'attività criminale oggi non si limita a essere l'esecuzione in gruppo di azioni criminali legate a sostanze, legate a fenomeni, ma ormai è diventata un'attività molto stratificata che influenza la vita di tutti i giorni. Perché è importante? Perché noi come FLER, oltre a fare una serie di altre attività, tra cui un giornale online, un osservatorio giornalistico, progetti educativi nelle scuole, abbiamo anche una summer school estiva, collaboriamo con diverse università, insomma, per introdurre questi temi un po' ovunque, però uno dei cardini della nostra attività è quella di provare a portare la pratica del riutilizzo sociale dei beni anche in altri paesi. Perché noi crediamo che questa sia la perfetta chiusura del cerchio, o quantomeno si provi a essere la perfetta chiusura del cerchio, di un sistema di aggressione alla criminalità organizzata che deve essere visto in maniera complessa. Allora, sicuramente tutta la parte di cui ha parlato anche Sebastiano è fondamentale, cioè il potenziamento degli strumenti di aggressione ai capitali oggi, soprattutto attraverso strumenti internazionali, è imprescindibile. Ma facciamo attenzione che se ci dimentichiamo la seconda parte del contrasto alla criminalità organizzata, rischiamo di avere uno strumento spuntato, che funziona poco. Perché? Tre grandi questioni, rapidamente. La prima, è importante il riutilizzo sociale per preservare un principio base. Abbiamo discusso e abbiamo visto anche le testimonianze legate alle vittime della criminalità organizzata. Ma c'è un'altra vittima della criminalità organizzata che non è diretta
che non è la vittima che purtroppo subisce un attacco o perde un familiare, ma è la comunità su cui insistono i fenomeni mafiosi o i fenomeni criminali, sia legali che illegali. Perché è chiaro che il disagio creato da un fenomeno illegale come può essere la prostituzione o il traffico di droga ha un impatto visivo sulla comunità molto chiaro, molto esplicito, ma badate bene che quelle ricadute di investimenti fatti attraverso il riciclaggio dei patrimoni che insistono su determinati territori provocano un grave danno alla comunità. Comunità intesa come le città, i quartieri, le regioni, dove inevitabilmente attraverso queste attività gestite da capitali misti o capitali criminali, innanzitutto c'è una concorrenza sleale nel mercato. E questo inevitabilmente deprime e comprime gli spazi di libertà economica dei cittadini. Questo è lesivo della libertà di ognuno di noi. Poi possiamo andare a fare esempi più o meno chiari, ma questo deve essere lampante. C'è un ragazzo che abita nella Costa del Sol, per prendere la Spagna, che ha voglia di aprire un'industria, una piccola impresa edile. Che fa con i capitali criminali che sono stati utilizzati per cementificare tutta quell'area e che hanno di fatto bloccato il mercato immobiliare della Costa del Sol? È una privazione della sua libertà. Quindi l'aggressione ai capitali e quindi il loro riutilizzo, reimmettendo in maniera controllata, perché questo vuol dire riutilizzo sociale, non vuol dire solo apriamo il centro giovani dentro la casa del boss, ma vuol dire controllare la reimmissione di questi capitali, di questi beni, dentro un'economia pulita e ripulita anche da quelle infiltrazioni di cui si parlavano, dei capitali che si mischiano e che si legano. E solo attraverso il controllo statale, quindi il recupero della centralità democratica del controllo dell'economia, che si riesce e si può ripulire e limitare il potere delle organizzazioni criminali. Il secondo punto, molto legato a questo, è importantissimo riutilizzare i beni e soprattutto riutilizzare scopi sociali perché sono economicamente rilevanti. Come stavo appena dicendo, questa è un'opportunità incredibile per riuscire a ripulire, ricontrollare, riprendere in mano pezzi di economia che al momento sfuggono completamente al controllo della politica. Politica che vuol dire espressione democratica. Noi in questo momento abbiamo interi pezzi di economia che sono assolutamente fuori dal controllo democratico. E questo è un problema. Ed è un problema ed è una sfida che noi dobbiamo affrontare. Terza questione. Il riutilizzo sociale dei beni è simbolicamente importante. Perché, badate bene, il termine mafia S.p.A., che oggi va molto di moda, è secondo me anche leggermente fuorviante, cioè è chiarissima l'evoluzione dei gruppi criminali che diventano quasi delle multinazionali, ma c'è tutto un pezzo di attività criminale che va tenuta assolutamente in considerazione, che è quella della pubblicità della sua immagine, che è la battaglia culturale che la mafia sta facendo ormai da anni e che si sta piano piano infiltrando in tutta una serie di mondi attorno al quale si crea un grande consenso nella società civile. Pochissimi e banali esempi. Uno dei giochi più popolari su Facebook, che è uno dei più grandi social network che ci siano al mondo, almeno in Europa è il più visto, è Mafia War. Mafia War si chiama, ed è un giochino per cui l'utente singolarmente sta lì e gioca. C'è una linea di abbigliamento che si chiama Mafia. Pensate alle infiltrazioni mafiose nel mondo del calcio e nel mondo dei grandi eventi sportivi. Perché prendiamo un fenomeno non italiano, un esempio non italiano, prendiamo un esempio internazionale, la Transnistria, questa simpatica, ridente regione autodeterminatasi, autonoma in Moldavia, al confine con l'Ucraina, che è di fatto il potentato di oligarchi che producono armi che vengono esportate in tutto il mondo. Cioè uno Stato non Stato, non è riconosciuto da nessuno, però ci sono delle frontiere, la Moldova lo considera parte del suo ordinamento, la Transnistria si considera autonoma, ha messo i carri armati e sono i primi produttori di armi al mondo che poi vengono esportati ovunque. Ecco, c'è
la capitale di questo piccolo staterello o parastato si chiama Tiraspol, e c'è una squadra di calcio che è la Sheriff Tiraspol. La Sheriff Tiraspol partecipa inspiegabilmente al campionato di calcio moldavo in Serie A, va a giocare tutte le partite in Moldova, però nessuna squadra moldava gioca le partite in casa della Sheriff Tiraspol, e altrettanto curiosamente vince tutte le partite a tavolino, e quindi è sempre prima in classifica il campionato moldavo, si qualifica sempre per la Champions League, esce al primo turno e poi gioca tutta la UEFA League. Ora, questa squadra è di proprietà di un criminale che produce armi e esporta e vende armi in tutto il mondo, che ha costruito un parastato, e perché? Perché è la creazione di consenso attorno a questi modelli che è preoccupante. Tutto il riciclaggio che sta venendo fuori legato alle grandi operazioni sui grandi calciatori del Real Madrid, con l'ex presidente del Real Madrid inquisito. Cioè, queste sono tutte cose che devono far riflettere. Allora, l'utilizzo anche di forti simbologie nel contrasto alla criminalità organizzata è importantissimo. Vi lascio con la nota positiva. Perché dico che secondo me questo funziona, questo sistema funziona? Perché guardate che in Italia funziona. Il consorzio Liberaterra, di cui sono 8 cooperative, che finalmente coltivano e coltivano quasi un po' più di 1000 ettari, oggi hanno 30 prodotti diversi, dalla pasta all'olio, eccetera. Sono 140 lavoratori, tutti in cooperativa, di cui il 30% sono lavoratori che provengono da categorie svantaggiate. C'è un fatturato complessivo annuo che supera i 6 milioni di euro. Tutto questo fatto solo ed esclusivamente su beni confiscati. E quella è economia buona, perché è economia biologica, naturale, i lavoratori sono trattati assolutamente nel rispetto delle norme, si sono consorziati in cooperativa, sono tutelate le minoranze e i territori in cui sono inserite le cooperative ne guadagnano. Ma guardate che non c'è solo l'agricoltura. Adesso sono appena nati alcuni centri per il turismo responsabile, dove vengono accolte le scuole che fanno le gite e anche gli adulti che vogliono farsi un viaggio diverso negli agriturismi costruiti sui terreni e con le ville dei boss mafiosi, in cui uno può fare un percorso educativo e allo stesso tempo farsi una vacanza. In un anno ha raddoppiato la sua capacità di accoglienza e di fatturato solo dal 2009 al 2010 questo settore. O la calcestruzzi ricina, questa impresa del Trapanese che è stata confiscata alla mafia e che si è riusciti, costruendo una cooperativa di 6 operai, a rimettere in piedi, grazie anche all'investimento di chi ci ha creduto, di alcune banche che ci hanno creduto, delle istituzioni che ci hanno seguito, un'industria che è ripartita, che oggi non produce più solo calcestruzzo, ma fa anche riutilizzo del materiale inerti e quindi ricicla materiale industriale inerte. E adesso quello è un'unità produttiva in una zona come quella di Trapani, dove ce n'è un gran bisogno, che produce lavoro, ricchezza in maniera pulita e corretta.